l'ingegnere Giuseppe Ignazio. Grazie Gaia, di nuovo buonasera a tutti. Eh sì, è nata da, come sempre, no? Come tutte le cose umane, dalle idee, dalle interazioni tra le persone. Adesso guardavo Giampaolo, mi viene a pensare nell'anno del 2010, quando ci siamo conosciuti, no? Abbiamo parlato di tante cose. Nel 2010 tutti quanti ricordano cosa è accaduto. E parlavamo di quello che era lo spirito della ricerca, ma soprattutto la comprensione della natura. E da lì l'interazione però sulle conoscenze proprio legate alle sue ricerche, legate a quello che è il mondo nella sua complessità, e si parlava di tante cose, Giampaolo. Da lì Giampaolo scrisse su quel libro che tu hai adesso, no? Diciamo, speriamo che in un futuro troveremo una collaborazione. E io con gran piacere questa sera sono qui con Giampaolo, con tutti gli altri amici, con il sindaco, il vice sindaco e con tutti voi soprattutto, perché ecco, vedere questa sala così piena, comprendo che il lavoro di Giampaolo non è stato proprio assolutamente basso a niente, no? Qualcosa di importante. Ed è nato proprio con l'interazione, parlandoci dopo il 24 di maggio con l'ingegnere Giuseppe Ignazio, di cui parlando dell'evento di Amatrice, mi disse: guarda, io ho parlato con Andrea Gizzetti, vice sindaco, ma per caso tu conosci Giampaolo Giuliani? Perché mi sembra che sia una delle poche persone che si occupano in maniera professionale, in maniera vera, per quello che sono gli accadimenti della nostra madre terra. E mi disse: certo, sì, io lo conosco, ci ho parlato questa mattina, ci salutavamo una mattina. Ed è nato così poi questo incontro, proprio per comprendere. Non a caso questa sera c'è questo tavoletto, c'è un microscopio, c'è una pietra. Questa pietra non è una pietra qualsiasi, è un cratone. Cratone, cioè la pietra, una delle pietre, è la pietra più vecchia della Terra, ha 3 miliardi di anni. Questa pietra l'ho presa su una vetta della Groenlandia, una vetta senza nome. Infatti la Groenlandia, insieme a una parte del Sudafrica, una parte dell'Australia, ha questa preziosità, cioè racconta la storia della Terra. E questa sera siamo un po' per raccontare questa storia. Ed è nato proprio così, Gaia. Allora, il titolo della conferenza: Nessun luogo è lontano, dal Gran Sasso alla California. Che significato ha, Davide? E anche qui, no? È nato proprio da quel dialogo, è nato con Giampaolo. E lui nel mese, se dico qualcosa di non corretto, di agosto, lui era proprio in California, so ce ne parlerà io e Giampaolo in maniera approfondita, proprio per installare alcuni suoi macchinari proprio nella famosa faglia, no, di Sant'Andrea. E da lì, parlando di faglie, terremoti, montagne, a un certo punto mi viene a pensare proprio all'immagine che abbiamo utilizzato sul manifesto. È stata proprio quella del Corno Piccolo, dove si evidenzia in maniera molto chiara in quella foto la faglia verticale del Corno Piccolo, quella che poi anche ha fatto notizia, no? Sui mass media, è crollato, è no, erano cadute delle rocce su una faglia già conosciuta, verticale, proprio della elevazione, l'orogenesi del Corno Piccolo, che in modo alpinistico viene chiamata l'immondezzaio, ma non perché ci sia immondizia, ma perché lì è sempre pieno di detriti, cadono continuamente rocce. E allora è nato così. Parlavamo di California, di Gran Sasso, e nessun luogo è lontano. Allora, Giuseppe Ignazio, ingegnere, si è messo subito all'opera con Davide Peluzzi. Perché? Grazie a tutti. Sì, a parte dell'evento del 24, parlando di volontari, gli ho chiesto se si poteva contattare il Giuliani per vedere un po' se si poteva fare un po' di prevenzione verso il futuro dei terremoti.
conosciuto loro perché io non penso, cioè non voglio credere che non si possano prevedere i terremoti. Siamo arrivati su Marte, è arrivata la sonda su Marte, non penso che i terremoti, a me non lo voglio credere, non si possono prevedere che questi eventi succedano, anche perché Giuliano può anche smentire oppure concordare quello che dico, quando c'è un evento sismico si libera l'energia, quindi praticamente ci deve essere qualche, prima che si verifichi questo evento, ci deve essere qualche segnale, qualche cosa che la Terra ce l'ha. E quindi appunto parlando con Dani, sapendo che Giuliano stava avendo questa ricerca, gli ho chiesto se si poteva contattare. Abbiamo contattato sia Andrea che Gianni, e la domenica successiva all'evento del 24 siamo stati a casa di Giampaolo, abbiamo iniziato ad intavolare un discorso che poi è sfociato in questa evento di questa sera. Allora, Giuseppe ha parlato di prevenzione, quindi di conoscenza. Volevo chiedere al vice sindaco, visto che ha la delega alla protezione civile, Montorio ha un piano di emergenza comunale di protezione civile che sicuramente consente di gestire al meglio l'evento calamitoso. Poiché spiega ai cittadini quali posti sono sicuri, cosa fare in caso di terremoto ed anche le forme di autoprotezione. E abbiamo anche un gruppo di protezione civile che stasera abbiamo visto anche all'opera. Andrea. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi per la massiccia partecipazione, vedo gente di Montorio, ma anche persone che vengono sicuramente da fuori, perché insomma sono facce nuove qui per il nostro paese. Ringrazio Giampaolo Giuliani per la sua presenza e per il tempo che questa sera ci mette a disposizione. Ringrazio Davide e Giuseppe per l'impegno in diverse cose, in questo caso per l'iniziativa di questa sera. Poi ci siamo io e il sindaco, che siamo diciamo una parte un po', non siamo la parte scientifica, però siamo coloro che ospita l'iniziativa. Il ringraziamento è particolare soprattutto in un momento particolare come questo. Katia mi ha fatto la domanda sul piano di evacuazione. Montorio è uno dei comuni che ha un piano di evacuazione, quindi un piano di protezione civile. Il piano di protezione civile chiaramente non è un piano specifico per i terremoti, quindi per l'evento calamitoso che c'è stato in questi giorni, ma bensì si occupa di mettere in sicurezza tutta la cittadinanza per tutti quelli che possono essere gli eventi calamitosi. Purtroppo il nostro territorio è soggetto a diverse situazioni, a diverse criticità, oltre al sisma, che purtroppo in questi 6-7 anni dice il sindaco di casa, nel senso purtroppo ci accompagna, ma ci sono anche tante altre situazioni. Noi abbiamo problematiche diverse sul dissesto idrogeologico. Purtroppo qui non ci sono più le normali piogge di una volta, così mi dicono, io faccio l'esperienza dell'età che ho, ma ogni volta ci sono acquazioni che mettono in crisi questo territorio. E quindi il piano di protezione civile si occupa un po' di questo. Noi ce l'abbiamo, chiaramente ogni volta che c'è un evento particolare questo piano cerchiamo di aggiornarlo, perché in base alle criticità vediamo dove ci sono i difetti che ci possono essere, perché è un piano comunque giovane. In questo piano interagiscono diverse figure, c'è la parte istituzionale, quindi il comune, e nel caso specifico dei terremoti in questo periodo il centro operativo comunale, che è stato attivato, che è in diretto collegamento con la protezione civile, con il COR, con la DICOM, anche in questo caso di Rieti, ma ci sono, poi c'è la forza, quella più importante, quella effettivamente da sostenere al territorio, che sono le associazioni di volontariato. Qui ne sono presenti un paio, c'è la Croce Bianca, c'è la protezione civile Cives, ma ci sono i radioamatori, l'AMPI, gli alpini, gli scout, ci sono una serie di associazioni a cui va quotidianamente il mio ringraziamento e quello dei cittadini. Quindi questo è diciamo, il sistema in piccolo, velocemente, di protezione civile comunale, e poi è chiaro che ci dobbiamo interfacciare con chi sta di sopra di noi e chi ci deve supportare per gli eventi più importanti come quelli di un evento sismico, del terremoto. Tornando nel caso specifico quindi di questi giorni,
Noi abbiamo attivato il piano di protezione civile. È chiaro che il piano di protezione civile si attiva nel momento in cui c'è l'evento. È chiaro che in questo caso, perché insomma il terremoto è una situazione ben diversa, nel caso di ad esempio di previsioni di piogge, di situazioni del genere, in maltempo, in quel caso c'è anche il sistema d'allerta. Sui piani di protezione civile ancora non si arriva a questo livello proprio per il discorso del sisma. Ed ecco anche insomma l'iniziativa di stasera. A noi interessa molto come amministrazione appoggiare, c'è molto interesse da parte nostra per quanto riguarda la ricerca scientifica, in questo caso tra la ricerca di Giampaolo Giuliani. Ci sono altre persone che anche in questo tema, dei geologi, si sono proposti per fare delle ricerche diverse anche sul territorio, come reagisce ad esempio in un evento sismico. Non è solo, adesso mi faccio un po' tecnico anche se non lo sono, ma non è solo la scossa quella che interessa il, diciamo, il paese, il territorio, ma poi lì c'è un'interazione di diversi fattori, fra cui anche la risposta del terreno, quindi la geologia, la morfologia del terreno, la risposta delle strutture. Quindi quello che interessa a noi come amministrazione, appoggiare le ricerche, in questo caso cercare di, con le disponibilità, con le possibilità che abbiamo noi come comune, di mettere a disposizione quello che possiamo, in questo caso questa sera la sala, ma per far sì che si arrivi a capire come il nostro territorio risponda in certe situazioni. E poi chiaramente la ricerca di Giampaolo è una ricerca ben diversa, una ricerca che comunque noi vogliamo sostenere, perché insomma ci interessa quello dei precursori sismici, quindi interessa un po' tutti. E questo, quindi, noi per questo noi ci mettiamo a disposizione. Io non mi voglio dilungare, perché insomma noi vogliamo far sì che questa serata sia, in questo caso, di Giampaolo che ci, insomma, ci presenta quello che è il suo progetto. Però è chiaro che in una situazione del genere, in un periodo come quello che stiamo vivendo, la cosa che voglio dire è che bisogna evitare assolutamente di quando ci sono certe iniziative lo si fa per comprendere, per conoscere. Evitiamo assolutamente quelli che possono essere allarmismi, perché insomma non ci sono. Dobbiamo imparare, a mio avviso, questo lo dico soprattutto ai cittadini che quotidianamente mi chiamano e ci contattano, dobbiamo imparare a conoscere, perché con la conoscenza, a mio avviso, poi si è più preparati in tutte quelle che possono essere le occasioni della vita, in questo caso in questi eventi che possono essere terremoti, alluvioni e cose varie. Quindi questa è la nostra intenzione. Chiudo qui e vi ringrazio di nuovo a tutti per la partecipazione. Allora, Giampaolo Giuliani è stato per oltre 40 anni tecnico di ricerca in astrofisica, prima presso l'Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore e poi nei laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e come collaboratore tecnico dell'Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario di Frascati. Oggi Giuliani è un ricercatore libero, ha creato una sua fondazione permanente di ricerca sperimentale sui precursori sismici ed è rientrato proprio da qualche giorno, adesso ce lo racconterà, dalla California, dove è installato in collaborazione con una università del posto tre apparecchi su una direttrice di 700 km tra Palm Springs e San Francisco, che combinando il rilevamento delle anomalie sismiche con la misurazione dell'aumento della concentrazione di radon, dovrà tenere sott'occhio la nota faglia di Sant'Andrea. Altre quattro stazioni in funzione a Taiwan e tre in Abruzzo, e si sta preparando ad una richiesta del governo dell'Ecuador per andare a montare lì cinque stazioni. Giampaolo, tu continui anima e corpo lo studio dei precursori sismici, radon e magnetismo. Puoi spiegarci in termini, diciamo, comprensibili di che cosa si tratta? Buonasera e grazie di essere intervenuti così nutriti. È uno spettacolo vedere. Di che cosa si tratta? Si tratta di una ricerca sperimentale, quindi ricerca sperimentale sulla fisica della Terra in particolare. Questa ricerca va avanti ormai da 16 anni e dalla quale abbiamo ottenuto, da questa ricerca abbiamo ottenuto dei risultati che sono stati accettati
molto di più all'estero che non in Italia. In Italia abbiamo avuto un ostracismo particolare, non voglio entrare in questa polemica perché le polemiche non sono costruttive, però il risultato e l'orgoglio che mi è venuto fuori è che ricercatori stranieri invece hanno accettato non soltanto questa mia ricerca come tale, ma abbiamo creato un gruppo di ricerca internazionale costituito da russi, americani, cinesi, greci, italiani, non solo, ma si sta lavorando ad un progetto molto più importante. Mi dispiace che questo progetto debba nascere all'estero, che si chiama Deadly Warming System, di cui sono uno dei promotori. Quattro anni fa al congresso di Vienna, al lago di Vienna, proposi la creazione di un sistema che potesse mettere in allerta, quando fosse stato completato, tutto il pianeta lì dove è maggiore il rischio sismico, dove è maggiore la possibilità che delle persone debbano morire per un terremoto. Io non vorrei parlare molto, bene o male tanti di voi mi conoscono, molti seguono su Facebook, molti hanno seguito i miei lavori anche attraverso i giornali, molti contestano quella che è la mia ricerca, tutto è lecito. Vorrei invece cercare, mi rendo conto che è difficile, però per voi ho preparato una specie di seminario per farvi comprendere come sono riuscito ad ottenere dei risultati scientifici che sembrava che in Italia questo risultato non dovesse mai emergere. Vi dico subito che fino a prima del terremoto dell'Aquila, in Italia l'ente principale che studia i terremoti è sempre stato detto che i terremoti non sarà mai possibile prevedere. Ma uno scienziato, un vero scienziato, non conosce la parola impossibile. Perché ciò che non è possibile comprendere o prevedere oggi, sicuramente il tempo ci metterà in condizione di poterlo fare per le nuove conoscenze e per la tecnologia che ci metterà a disposizione. Non si sente? Quello che vorrei, lo so che è difficile, se vi dico che è difficile perché questo mio sistema nel 2004 è stato sottoposto a un test da parte del governo, Giuseppe Zamberletti, Boschi, Bertolaso, un sottosegretario. Il test doveva far sì che lo strumento doveva dare un allarme sismico e nelle 24 ore, dentro le 24 ore successive si sarebbe dovuto produrre un terremoto nel raggio di 100 km della macchina. Ebbene, nel 2004, sotto l'egida dell'onorevole Zamberletti e di questi altri signori, la macchina dette dal 23 dicembre 2003 all'8 gennaio 2004 ben 12 terremoti, il più grande di magnitudo 4.1, il più piccolo di 1.8, molto prossimo alle nostre stazioni. Da quel momento mi fu imposto di smettere di continuare a fare ricerca su questo argomento, cosa che ho fatto perché non sono nessuno, e andare contro corrente, contro tutti, è pericoloso. Però sono andato avanti per conto mio e il tempo e i risultati mi hanno dato ragione. Ora posso passare a presentare quello che è il risultato della mia ricerca.
Nessun luogo è lontano dal Sasso alla California, è vero, perché i terremoti succedono tanto qui da noi quanto in California. Solo che da noi magari possiamo avere un terremoto del sesto grado, 6 e 5 massimo, in California aspettano l'ottavo e il nono grado. E nonostante la popolazione lì in quei luoghi sia messa in sicurezza molto più di quanto la popolazione non è in sicurezza qui, perché da dopo il terremoto dell'Aquila non è stato fatto niente, pur sapendo che si sarebbe dovuto verificare un altro terremoto, nulla è stato fatto perché alla matrice non ci fossero altri 300 uomini. Questa è la cosa più grave. Sono stato a Taiwan a montare le macchine, lì hanno lavorato per 15 anni per mettere in sicurezza la popolazione. Quando stavo montando le macchine ha fatto un terremoto 6.4, non c'è stato un morto. Perché qui le persone devono morire a causa del terremoto. Perché? Dovete pensare una cosa, nel 1960 in Italia nasce per la prima volta la prevenzione sismica. Vengono realizzati dei progetti, vengono messi a punto studi per mettere in sicurezza la vita delle città e delle persone. L'Italia ha abbandonato questo progetto che è stato ripreso da Argentina, Stati Uniti, Cina, addirittura Romania e Bulgaria, e in Italia non esiste. Di questo mi lamento. Quindi parlerò intanto delle, non vi parlo delle pubblicazioni, ve le mostro. Mi accusano di non far parte del mondo accademico perché non ho mai pubblicato niente, invece negli ultimi 3 anni sono uscite 3 pubblicazioni, purtroppo non mi viene permesso di poter pubblicare in Italia, e allora mi è stato permesso invece di pubblicare in Cina, dove non arriva la longa manus del potere italiano. E quindi parlerò del gas radon 222. Ecco, nessuno fino a prima del terremoto dell'Aquila sapeva cos'era il gas radon 222. Sono stato io la prima persona a parlarne e andare controcorrente. È un elemento particolare, è il più particolare di tutti gli elementi. Userò dei termini che non comprenderete, ma che avrete sentito parlare di radioattività, reazione nucleare, decadimento degli elementi radioattivi. Ecco, il radon 222 nasce dal decadimento dell'uranio 238 e nella sua sfilza di elementi che produce questo decadimento arriva il radio 226 che produce il radon 222. Ma mentre tutti gli elementi della famiglia di decadimento sono dei metalli, l'unico a non essere un metallo, ad essere un gas, è il radon 222. Non solo, non a caso si chiama gas nobile, ma non ha reazione chimico-fisica con nessun altro elemento. Non solo, nasce atomo e muore atomo. Nasce atomo e muore atomo. La scienza, il mondo accademico, scientifico, non potendo studiare a fondo questo elemento perché non può essere contenuto in nessun contenitore, ha abbandonato la ricerca su questo elemento per più di 30 anni. È stato un caso che io l'abbia ripresa, perché per più di 50 anni ho fatto ricerca. Come molti, il mio hobby era quello di fare ricerca. Quando mi fu proposto, mi fu fatto notare qualcosa, proposi di giocare e vedere se era vero quello che la scienza diceva da più di 40 anni, che a concentrazioni forti di radon corrispondevano dei corpi terremoti.
E allora mi sono costruito un sismografo, dovevo acquistare un radometro per correlare le cose, ma costava troppo, non avevo i soldi, me lo sono costruito. Però per costruirlo, dato che costava troppo e dato che avevo esperienza di radioattività prodotta sia dal sottosuolo sia dalle particelle cosmiche, avendo lavorato 20 anni nella ricerca e nello studio di particelle cosmiche, e ho costruito uno strumento che mi permettesse un'osservazione indiretta del radon 222 attraverso i suoi fili di decadimento, il piombo 214 e il bismuto 214. Ecco. Questo è l'atomo di radon. Ah no, mi sono dimenticato di cosa parleremo ancora. Parleremo del rivelatore gamma e vedrete, cioè il sensore che permette di, che ci dà la possibilità di poter vedere i precursori sismici. Ve lo mostro, la cosa può essere accettata come non può essere accettata, ma è pur sempre uno strumento che dà delle risposte, ma non ha dato soltanto risposte come precursore sismico, è andato ben oltre. E quello che non riesco ad ottenere qui in Italia è che abbiamo fatto due scoperte fondamentali, grandi, e non me le lasciano pubblicare. La rabbia che ho dentro, io sono un cittadino del mondo, nel vero senso della parola, sono tutti fratelli, ma in un momento come questo, in cui gran parte delle menti italiane sono costrette ad emigrare all'estero, e quando vanno all'estero gran parte dei lavori italiani vengono poi presi e sembra che siano stati scoperti ed inventati all'estero, questo mi dà fastidio. Abbiamo in campo due scoperte fondamentali di due teste che abbiamo impiegato 2 anni per farlo, l'abbiamo finito a fine 2015. E avrei piacere, sarebbe il grande dono per uno scienziato quello di poterlo vedere pubblicato e riconosciuto in Italia. Quindi il rivelatore gamma, poi come vanno posizionati questi rivelatori, l'attuale rete di monitoraggio nel mondo, le collaborazioni scientifiche in atto e l'evoluzione, sviluppo della rete prevista. Quello che proponiamo è di allargare la nostra rete in Abruzzo con le 3 stazioni che abbiamo a Magliano, Ripa Fagnano e L'Aquila. Quella di Magliano è chiusa al momento perché non abbiamo i soldi dobbiamo rifare il riallaccio della corrente, non abbiamo i soldi per pagare il riallaccio della corrente, appena arriveranno un po' di soldi la riaccenderemo, però non è giusto tenere una stazione di questa importanza spenta, perché quella ci permette di riconometrare la Sulmona e la parte di Avezzano, e mi fa venire in mente che voi avete un sindaco e un vice sindaco che forse vi dovete tenere ben da parte, perché certi sindaci mi hanno detto a me del terremoto non me ne frega niente, io ho da pagare un sacco di spese per cui o ti paghi la corrente, non a Magliano De Marzi, a Fagnano, o ti paghi la corrente o la stazione la togli e la metti da un'altra parte. Per cui un sindaco e un vice sindaco di questa amministrazione che invece si pongono il problema di informare la propria popolazione su quello che può essere il pericolo naturale che può colpire un territorio. Questa è ammirevole, forse più ammirevole del lavoro che porto avanti io, e ricordatevene di questo. Evoluzione e sviluppo della rete prevista a livello mondiale. Ecco. Alcune slide che mostrerò sono una ripetizione delle altre,
Vi volevo mostrare le pubblicazioni scientifiche, intanto perché non ci vedo, però questa è uscita sul Journal Environmental Application and Science in Cina. Per poterla pubblicare in Cina ho dovuto fare una conferenza a Istanbul e dai ricercatori e i referi cinesi che stavano a Istanbul mi fu proposto di mandarla a loro, perché sapevano un'altra brutta cosa: quando vado all'estero, cioè, noi non abbiamo quello che avete voi in Italia, non... quindi questa è una, è proprio il rivelatore gamma, il modo attraverso i conteggi di radon per rilevare i precursori. Questa è un'analisi statistica fatta da tre professori dell'Università dell'Aquila, perché volevano vedere se esiste, se esisteva, come tanti dicono che forse noi misuriamo il rumore dei cambiamenti del tempo, se esisteva una correlazione tra le variazioni di temperatura e pressione e l'emissione di radon. Ebbene, questa pubblicazione mostra che il radon che noi misuriamo assolutamente non sente la variabilità o non influisce le variazioni atmosferiche sulle nostre misure. E questa è l'ultima, questa dopo aver montato quattro stazioni sulla faglia est di Taiwan, parla di temporali variazioni di raggi gamma come possibile precursore di eventi sismici nella valle longitudinale a est di Taiwan, perché mentre montavamo queste stazioni, stavamo alla terza stazione delle quattro, avevamo il 6.4 che allertammo con diverse ore di anticipo, avuta l'informazione dalle altre stazioni che avevamo già montato. Ecco, quindi è falso quando sentite dire ma non fa parte del mondo accademico perché non ha mai pubblicato niente. Questo è il radon di cui vi parlavo prima. Io lo so che insomma è arabo, lo era per me quando ho cominciato, oggi mi sembra una cosa veramente normale, però vedete, quello che noi osserviamo è quello scritto in giallo, il piombo 214 e il bismuto 214. Il radon 222 produce il polonio 218. Il polonio 218 ha un'emivita, significa che prima di disintegrare, quando muoiono gli elementi radioattivi, che può andare da 1.8 microsecondi a 3 minuti massimo. Dopodiché nascono questi due elementi. Questi due elementi hanno un comportamento completamente diverso dagli altri e dal radon. Questi emettono dei fotoni gamma che noi osserviamo non emettono particelle alfa, e attraverso il conteggio di questi fotoni gamma noi riusciamo a avere un continuo e a leggere sul continuo le variazioni del flusso di radon che fuoriesce dal sottosuolo. Questo è lo strumento, lo schema dello strumento. È costituito, sarebbe la camera di decadimento dello strumento, che è posizionato dentro una scatola di piombo che poi vedremo, ed è costituito da un rivelatore di particelle e uno scintillatore, può essere di diversi tipi, usiamo in questo caso noi l'NE110 o l'NE102, quello che costa di meno, andiamo sempre a risparmio. Uno scintillatore che, quando le particelle di radon attraversano lo scintillatore, emettono una carica di energia, un fotone, che viene visto ed osservato
da un fotomoltiplicatore che non fa che amplificare quella carica di un electron volt, la amplifica fino a 1000, 10.000, 100.000 electron volt a seconda del tipo di carica, la converte da segnale analogico a segnale digitale, ci rende un segnale digitale che noi mandiamo ad un discriminatore per ripulire questo segnale, perché ci sono anche altri segnali di elementi che entrano nella nostra camera di decadimento, a noi siamo interessati solo al radon, ripulisce questo segnale, il discriminatore rileva solo ed esclusivamente il segnale del piombo e del bismuto che vengono mandati ad un contatore. Ecco, è semplicissimo come strumento ed è uno strumento che veniva utilizzato, viene tuttora utilizzato per la ricerca sulle particelle cosmiche. Certo, l'ho cambiato un momentino perché mentre il nostro ha una scatola di piombo dello spessore, in questo caso di 7 cm di piombo completamente sigillato, e qui sta la scoperta che noi abbiamo fatto, perché abbiamo dovuto effettuare dei test per dimostrare che l'atomo di radon, il piombo viene utilizzato di solito per schermare la radioattività naturale, quando andate a fare i raggi all'ospedale vengono prese delle precauzioni, viene usato il piombo per contro la radiazione X. In questo caso, dato che il radon penetra, a differenza di tutti quanti gli altri elementi, essendo lui completamente diverso, mentre scherma tutta la radioattività presente nell'ambiente in cui ci troviamo, perché se mettete un radometro qui al centro della sala, anche qui misuriamo radon, non nella stessa quantità, non nella stessa concentrazione, ma lo possiamo misurare per esempio in quell'angolo dove stanno i pilastri, che dove l'effetto pressorio sul terreno è maggiore, la fuoriuscita di radon è anche maggiore. Quindi questo è lo strumento e questo ci tenevo a dirvelo. È operativo da gennaio 2002, schermo di piombo 7 cm di spessore, oggi gli altri schermi sono di 5 cm di spessore, peso 700 kg, camera di decadimento con scintillatore plastico NE110, volume 800 cm cubici, numero 4 fotomoltiplicatore Photonis XP3462B. Ora, questa è la tecnologia che è stata utilizzata, ma a parte dal 2002, noi abbiamo iniziato nel 2000 e dal 2000 ad oggi questa tecnologia è completamente cambiata. Questo strumento allora ci costò 70.000 euro, oggi lo stesso strumento ci costa 25-30.000 euro, perché abbiamo continuato a lavorare, l'abbiamo migliorato e abbiamo fatto in modo che costasse addirittura di meno, anzi non dovrebbe costare niente, perché serve a salvare la vita delle persone. Esso è situato ad una latitudine di più 42 gradi e 22 primi e una longitudine di più 13 gradi e 20 primi. Allora, questo strumento è capace di vedere un evento di 3.5 di magnitudo a un grado geografico come il raggio d'azione. Un grado geografico sono circa alle latitudini nostre che vanno da 35 a 45 gradi, sono circa 110 km per lato. È coperto da brevetto, non l'avessi mai fatto, non ci ho preso mai una lira, perché essendo uno strumento che serve per salvare la vita delle persone, mi sono sempre posto il problema: perché le persone devono pagare per salvarsi la vita? Mi è stata fatta la guerra per questo minimo. Ed è coperto da brevetto, rilasciato, presentato nel 2002 e rilasciato il 15 settembre 2006. Numero, si legge, è l'inventore Gioacchino Giuliani. Questo perché? Perché ci tengo a dirlo? Perché nel 2000
2004 venne dagli Stati Uniti un signore che voleva comprare tutto per pochi spiccioli, che poi loro lo avrebbero ribrevettato negli Stati Uniti. Ecco perché ci tengo. E quindi abbiamo visto anche lo strumento. Questa la saltiamo, perdiamo troppo tempo. Queste le stazioni che abbiamo, non so se si vedono bene, le stazioni che abbiamo messo in opera dal 2000 fino al 2009. E per poter rispondere al mondo accademico che ci veniva contro, abbiamo dovuto effettuare anni ed anni di test, tutti positivi. E abbiamo fatto misure a Pineto, a Roseto. Siamo i primi al mondo ad aver misurato a 10 miglia dalla costa sul fondo del mare a 26 metri di profondità. Anche questa l'ho dovuta smettere come ricerca. Avevo attrezzato una barca, avevo fatto un piccolo laboratorio sulla barca, me l'hanno affondato due volte. Adesso a Roseto, se conoscete, sta buttata dentro al recinto di Giovanni Barone. Un gioielletto, misure di radon sul fondo del mare, non avevate mai nessuno al mondo. Mi è stato detto, lascia verde, lascia stare, due volte la barca affondata. Quindi Pineto, Gran Sasso, Coppito, L'Aquila, Avezzano, ma questi erano importanti a livello scientifico. A livello scientifico perché dava la possibilità di conoscere il comportamento delle misure che noi effettuiamo del radon, ma su diversi territori, su diverse nature del terreno, perché a livello scientifico era molto importante. Funziona, studiato bene, come una macchina per fare una tomografia, ci dà informazione, per i geofisici lo dico questo, di che cosa è costituito sotto i nostri piedi il terreno, e lo si può controllare attraverso la velocità di propagazione del radon. È un'altra cosa questa che non si deve sapere. Qualcuno ha detto che siamo andati su Marte, stiamo andando su Marte, però quello che abbiamo 2 chilometri sotto i nostri piedi non si sa. Queste sono le attuali stazioni che abbiamo: Radone, Ferma, L'Aquila, Magliano e Fagnano. Però anche in questo caso, con due stazioni siamo riusciti comunque a vedere prima, non solo a vedere prima il forte terremoto di Amatrice, ma anche a capire dove si sarebbe verificato, e poi decidete voi se la cosa è possibile o meno. Questo invece nel 2011 abbiamo montato sulla falda di Sant'Andrea la prima macchina, il primo rivelatore gamma Orange in California, presso la Chapman University. E mi pare che dal 2011 ad oggi, se la macchina non avesse funzionato, ci chiamavano per mettere altre due macchine, una a Palm Springs e l'altra a Benicia, vicino San Francisco. Ma poi, io non lo so se ricordate il periodo in cui Bertolaso all'Aquila convocò un gruppo di ricercatori e di scienziati di tutto il mondo con a capo Thomas Jordan, perché dovevano effettuare uno studio per dire alla popolazione se era possibile o no prevedere i terremoti. Sapete chi ha spinto affinché io portassi le mie due macchine sulla faglia di Sant'Andrea? È stato proprio Thomas Jordan, che all'epoca fu chiamato per dire qui in Italia che i terremoti non si potevano prevedere. Queste sono le quattro stazioni invece posizionate. Siamo andati, io e mio fratello, siamo fatto tutto il perimetro dell'isola, 1200 km, posti a una distanza di circa 350 km l'una dall'altra. Ecco, se vi capita la possibilità di poter vedere qualcosa di veramente bello e meraviglioso, dovete visitare quest'isola. Secondo me
Dio, prima di costruire tutta quanta la terra, così è, ha fatto una prova su quest'isola, così gli piace, facciamo il resto. Poi il resto non è venuto alla stessa maniera, così bene come è venuto tutto lì su. Però, ecco, lì sono quattro macchine che stanno funzionando e c'è una collaborazione in atto con l'Accademia Sinica di Taiwan, con la Chapman University, con il Dipartimento Sismo della Chapman University, con il Dipartimento di Geofisica di Mosca, attraverso tutti i ricercatori che collaborano con i nostri sistemi. Queste invece sono le tre, non so se si vede bene, ho deciso di portarmi le tre stazioni montate lungo la faglia di Sant'Andrea, 700 km, vedete una specie di triangolo rosso, forse si vede, e non lo vedi tu che stai vicino, perché stando là sotto non vedrò niente. Sono montate per una lunghezza di 700 km proprio nei luoghi dove loro si aspettano che possa essere rilasciato dall'ottavo grado in su e vogliono vederlo, ma loro non sono preoccupati tanto per la popolazione, loro sono preoccupati solo per le loro centrali nucleari che sono state costruite con una sicurezza di magnitudo 7.4 e non oltre, e per i loro viadotti delle freeway che non tengono un evento, non sopportano un evento maggiore del settimo grado. Mentre la popolazione è tutta messa in sicurezza, o sono grattacieli, acciaio e vetro, o sono case di un piano massimo due in legno. E la popolazione è stata preparata da più di 30 anni che cosa è il terremoto, cosa che qui non è mai stata fatta. Perché se io sto a parlare qui di terremoti a voi in questo momento è perché tutti sono terrorizzati dalla parola terremoto. Ma ricordate una cosa, il terremoto è un fenomeno fisico che dà un movimento, un sommovimento della terra. Non uccide e non ha mai ucciso nessuno. Sono le cose sbagliate che l'uomo ha costruito sulla superficie che a causa del terremoto producono morti. Ma se 30 anni fa questo signore, che ha più di 30 anni, a quelli che hanno più di 30 anni in questo momento, fosse stato detto, insegnato loro, come ci si comporta, nonostante viviamo una nazione i cui edifici sono antichissimi, e che cosa fare, e che cosa aspettarci, e come comportarci, se gli amministratori pubblici, i sindaci, agli assessori alla protezione civile fosse stato detto che cosa fare prima di un terremoto, tutti questi morti non li avremmo. E questa prevenzione, queste cautele sono, mi dovete credere, di una semplicità infinita, nonostante gli edifici artisti che abbiamo. E comunque volevo andare di corsa veloce. Questo è con una delle macchine di quella di San Francisco, abbiamo fatto un test che ha dato una risposta eccezionale, particelle alfa misurate all'interno di una scatola di piombo di 6 quintali sigillata. Le particelle alfa non si possono misurare dentro una scatola di piombo. 15 giorni dopo il periodo, il tempo di decadimento del radon. E questa cosa mi piacerebbe regalarla, donarla al mondo accademico italiano. Questa è come è fatta, come loro a Taiwan hanno predisposto le mie stazioni, 3 metri sottoterra, una centralina in superficie. Qui a Taiwan le stazioni sono state messe tutte dentro una foresta tropicale,
Qui mi ricordo mio fratello, stava attento che non arrivavano copra e serpenti a sonagli, e uno lavorava e l'altro andava a fare la spesa anche in mano da un'altra parte. Questo invece è il governo equatoriano che mi ha mandato, noi vorremmo fare questa prevenzione sismica sul nostro territorio, perché siamo terrorizzati dalla spinta della placca di Nazca e la spinta della placca del Pacifico, e in più siamo circondati da 8 vulcani attivi. Vediamo, cioè. Lì si parla veramente, però ecco, il fatto mica non si può costruire su una faglia, si può costruire. Guardate Los Angeles, San Francisco ha fatto 100.000 morti negli anni 60. Si può costruire, si deve costruire con ripegno, acciaio e vetro, e con rispetto. I vulcani, certo. Io un vulcano esplosivo come in Napoli non mi farei la casa sotto al vulcano, me la farei a 30 km di distanza minimo, però lì la gente ha permesso che 800.000 persone vivano oggi sotto le faglie del vulcano. 800.000, cioè se il vulcano fa una scossetta oggi e dice guarda che tolgo il tappo fra una settimana, io non lo so se con una settimana fanno in tempo a portare via 800.000 persone. Rapidamente vi faccio vedere questa che vedete. Dopo che Boschi mi ha detto, Boschi, Werner Marzocchi, Wolfgang Plastino, nomi eccellenti nel campo della geofisica in Italia, mi dissero guarda che se questa macchina tu la sposti da Coppito e la porti 500 metri più in là, tu non misuri le stesse cose. Noi nel dubbio subito preparammo un'altra macchina e la andammo a mettere da Mezzani. Guardate un po', sono 4 mesi di dati. Con 4 mesi di dati i terremoti non si vedono, non si possono vedere perché sembra tutto un terremoto. Guardare quelli, bisogna analizzare i dati 4 giorni per 4 giorni per vedere i dati. Però tutti quei ricchi e quei decrementi che vedete è l'attività sismogenetica sul nostro territorio e fuori. Guardate come si correlino. Quello è il continuo, sono 2 continui, quello dell'Aquila di Coppito e quello di Avezzano. Come si correlino tra di loro quando c'è attività sismogenetica, tutti e 2, nonostante 50 km di distanza, mostrino la stessa attività. E per essere più sicuri, ne abbiamo subito montata una terza, l'abbiamo messa addirittura una sul Gran Sasso, una a Coppito e l'altra a Pineto, ma quella a livello del mare, Pineto, ma quando c'erano i terremoti, pure quella ci diceva che avremmo avuto un terremoto. Guardate l'andamento delle macchine, da gennaio a 4 mesi dovrebbero essere di dati questi, da gennaio ad aprile 2007, prima del forte terremoto. Quando abbiamo mostrato questo, mi hanno detto lascia stare, non li devi più prevedere i terremoti, perché questa nazione non è ancora preparata. Sempre di corsa, questa è la sequenza sismica di 500 terremoti avvenuti da gennaio ad aprile a marzo all'Aquila, tutti eventi avvenuti sulla stessa zona epicentrale. Quello blu è il forte shock di 6.3. Le macchine che vedete, le stelline, erano proprio vicine. Lo scienziato americano mi ha scritto una cosa commovente, mi ha detto Giampaolo, Dio ha voluto far venire il terremoto proprio in mezzo alle tue macchine per far vedere agli scienziati che i terremoti si possono anche prevedere.
questo il picco del 6.3, un incremento di 6.050 punti in poche ore. Ecco perché quella notte sapevo che l'Aquila sarebbe stata distrutta. Questa è la sequenza sismica. Queste sono sempre le macchine, ma quello che volevo mostrare è questo. Il picco del 4.1 che c'è stato all'Aquila il 30 di marzo, e vedete l'anomalia? Quelle sono le anomalie. O il picco che sale, o il decremento che scende. Poi questa è tutta un'altra storia scientifica, a seconda di dove si verificherà il terremoto. Perché c'è questo tipo, un'altra cosa che i geofisici non sanno fare, e mi dispiace se ci sono dei geofisici qua, è sapere se il meccanismo focale, subito, prima che il terremoto avvenga, sia di natura distensiva o sia un meccanismo focale compressivo, è molto importante. Questo noi lo possiamo dire. E vedete il tempo che corre tra la formazione dell'anomalia e poi il terremoto. La formazione dell'anomalia di seguito e poi il terremoto. E i terremoti sotto che sono correlati con le anomalie. Questa non è una setta. Non vendiamo farmaci. No, cioè non vogliamo. Io lo capisco. Io non devo convincere nessuno. Perché noi non vendiamo niente. La Fondazione Giuliani è una fondazione onlus. Le macchine che porto in America io non le posso vendere. Sono in gratuito patrocinio lì, in gratuito incomodato d'uso. No, quindi non devo vendere niente. Quello che vorrei vendere, sì, è la vostra vita. Me la ricompro io. Mi dovete fare il favore di non morire per un terremoto e nemmeno per un dissesto idrogeologico. Ma lo capite che siamo al 2016? È che non si può morire per queste cose. La natura ci ha insegnato e ci insegna ogni giorno che domani farà un qualcosa di diverso da oggi. E questo è il terremoto di Amatrice. Di questo terremoto non vi posso raccontare tutto, perché ci sono dei giornalisti e c'è in ballo una cosa molto importante che riguarda la RV. È vero, quella sera io non ho avvertito su Facebook che si sarebbe verificato il terremoto. C'è testimone mia moglie, lei che spingeva e io che non potevo farlo. Ma oggi mi sento o lo vedo solo io? Potrei mostrarvelo anche dopo, tutta la sequenza che va da gennaio fino ad oggi, no? E vi posso garantire, si può vedere che prima dell'evento dal 21 agosto è iniziato a salire l'incremento di radon. Qua magari non si vede, ma si vede alla fine quella che noi consideriamo l'anomalia, che è un incremento di 4.500 punti in più rispetto alla media stagionale che misuriamo. Prima misuravamo 4.000 punti in meno. Ecco perché consideriamo quell'anomalia. Perché quando la media di flusso del radon supera 3 volte la media stagionale, la media giornaliera, perché facciamo la misura sulla media mobile oraria, siamo di fronte al terremoto di un grado dopo 6
24 ore. Questa è la matematica che noi abbiamo applicato e vi posso mostrare, volendo, anche tutta la parte. Abbiamo di Fagnano, abbiamo 5 anni di dati, di Coppito ce ne abbiamo 18, delle altre stazioni ne abbiamo l'infinità. Quindi c'è, da un'esperta, da uno scienziato a 4 giorni di dati non sono sufficienti, ma quello che volevo mostrare, non posso fare una conferenza a una platea così di tutto quello che significa, di tutto quello che è stato e di come si può spiegare un qualcosa del genere, no? Però per far capire a loro che seguendo questo lavoro, seguendo questi studi, si possono ottenere maggiori informazioni e forse anche con una mentalità un pochettino più aperta si possono ottenere grandi risultati. Ecco che succede dopo un'anomalia di questo genere. Sempre per parlare di anomalie, questa è la stessa, perché di pochi giorni più tardi, vedete, la base è quella, dovrebbe essere quella stagionale, ma già sulla base, quel movimento, quel continuo più in basso, stiamo già 2000 conteggi sopra la soglia di quando siamo interessati da una calma sismogenetica, cioè quando non ci sono terremoti, mentre improvvisamente si innalzano dei picchi. Questi sono, qua potete vedere, questo è durante lo sciame, le misure durante lo sciame che abbiamo, che stiamo tuttora effettuando. E perché dico questo? E non sia nessuna rivalsa nei confronti del mondo geofisico, sismologico, nel modo più assoluto no, è che in Italia purtroppo, e loro lo possono anche confermare, questo tema a loro non è mai stato permesso di poterlo trattare, e chi ha tentato di farlo anche negli anni precedenti o se ne andava da un'altra parte o faceva un altro tipo di lavoro. Questa è la verità. La faglia noccia accumuli a matrice, per un raggio di 30 km d'accumuli in 240 giorni, cioè dal 1 gennaio 2016 al 23 agosto 2016, ha rilasciato 1546 terremoti. È vero che su quella faglia, da dopo il terremoto dell'Aquila, si è innescata una situazione dinamica di un rilascio di terremoti strumentali che non si è mai interrotta, cosa che non si è verificata in nessun altro posto in Italia, nel modo più assoluto. Potete andarlo a controllare sui dati degli NGV. Però 1540 terremoti, dove storicamente gennaio 1703, forte terremoto ad Amatrice, distruzione e morti. 2 febbraio 1703, forte terremoto all'Aquila, distruzione e morte. Anche storicamente su questi territori avremmo dovuto imparare qualche cosa per quello che ci ha raccontato, che ci ha lasciato la storia. Pare che non abbia lasciato niente e che non si sia fatto esperienza di niente, perché insomma è dura, 300 morti dopo 7 anni dal terremoto dell'Aquila, è molto dura. Qualcosa non è stato fatto in 7 anni, tanto perché, no? Nello stesso periodo di tempo a Udine, che è una zona sismica, da gennaio a agosto ci sono stati 18 terremoti. A Avezzano ce ne sono stati 99.
a Sulmona 104, Sora 61, Napoli 39, che è pure una bella zona sismica, Palermo 4, Guarda Messina 122 e Catania 55. Amatrice 1546. C'è una bella differenza. Questa è l'immagine che riguarda l'osservazione da satellite infrarossa sul nostro territorio abruzzese, prima del forte terremoto dell'Aquila. Il periodo che va dal 31 marzo al 6 aprile. Sono dati presi dai satelliti NOAA, GPS, TEC, e riguardano principalmente la variazione termale tra la superficie terrestre e la ionosfera, dove questa incrementa e diventa maggiore proprio in prossimità di un forte rilascio di energia nelle faglie sottostanti, che proprio a causa di un innesco di sciami sismici innalzano questa temperatura, e quando supera un certo limite ci si può attendere che si possa verificare il forte terremoto. Se insieme alle mie ricerche sul radon mettiamo queste ricerche che fanno negli Stati Uniti, in Russia, in Cina, no? E andiamo a controllare che effettivamente le ultime sono i miei dati radon, quelli che l'amica De Luca, no? Quello è tutto un continuo di che va da gennaio a aprile, il continuo che chiedeva lei prima. Ecco, se potete vedere i dati presi da satellite, quelli osservati da noi a terra con le nostre stazioni radon, sono perfettamente correlati. Io non è che vengo qua, lo ripeto, sono venuto qui solo per parlare a voi della mia ricerca. Non devo vendere niente, non acquisto niente, perché mi è stato chiesto, perché spesso non siete gli unici, no? Ho fatto seminari di questo tipo in tutta Italia e ne continuo a fare, li ho fatti anche all'estero. E certo, devo dire che all'estero sono molto più ben accetto che non qui. Comunque, quello che sono venuto a dirvi è che l'installazione di un sensore gamma nella sede scelta da addetti della protezione civile del comune interessato può essere importante, perché ci permette di ampliare la rete. La rete che attualmente ho, me la sono costruita con i miei sacrifici e basta, e col lavoro di chi ha lavorato con me. Perché devo ampliare una rete all'estero e non posso mettere in sicurezza il territorio in Abruzzo, per esempio, poi in tutta Italia naturalmente? La Sicilia mi preoccupa, come mi preoccupa l'Abruzzo. Tutti i punti a rischio dell'Italia, visto che siamo a noi un sesto grado fai morti, un ottavo grado, un nono grado in Giappone non muore nessuno, quindi no? Allora, quello che mi interessa è, però ho avuto la richiesta da parte di privati che vogliono mettere le mie stazioni, ma io non posso, no? Cioè, costruire una stazione e la do a un privato che se la mette a casa, pure che Dafi mi aveva chiesto,
$250,000 ti do e mi dai la tua stazione e me la metto sotto la lente. Non posso dare questa strumentazione e questa tecnologia a dei privati, che ci fanno? Non la sanno leggere, non la sanno leggere i geofisici nostri. E ci vuole invece chi si prenda cura di questa cosa, vale a dire, occupa poco spazio, 2 metri quadrati di spazio, no? Ci metti dentro il sensore e l'elettronica. Sapete quanto costa mantenerla ai cittadini dei diversi comuni? Perché se dovessimo mettere una stazione a Roseto, visto che ce l'avevo là, e copre un raggio almeno di 80 km, quanti comuni ci stanno in un raggio di 80 km? Quanti più o meno? Sapete quanto costa mantenere all'anno una stazione così? Il costo di una tazzina di caffè. Non costa di più. Ma qualcuno si è avvicinato alla Fondazione Giuliani, qualcuno si è avvicinato perché voleva aiutarci, qualcuno si è avvicinato perché dovevamo essere aiutati, perché quello che stavamo facendo era troppo importante per salvare. E queste persone, qualcuno le voleva rivendere a 1 milione di euro, perché qualsiasi cifra spariamo, la gente, pur di salvare la propria vita, pagherebbe qualsiasi cosa. La stazione che metteremo a disposizione di un'amministrazione, di una qualsiasi amministrazione, sarebbe collegata online con una sala operativa della Fondazione Giuliani, dove arrivano le informazioni di tutti. Siamo gli unici al mondo ad avere 10 stazioni operative. Domandate alle NGV se ce l'hanno loro. Loro hanno quelle 300 sismografi di cui ne funzionano la metà qua in Italia, basta. Alla nostra stazione operativa arrivano le informazioni di 10 stazioni, 4 a Taiwan, 3 negli Stati Uniti e 3 qui da noi. Quindi saremo in grado di dare un segnale del continuo dei livelli di radon in tempo reale presso la sala operativa di protezione civile dell'amministrazione comunale via web, e quindi ci sarebbe, daremmo da lavorare a dei tecnici, un tecnico, due tecnici della protezione civile, che potrebbero controllare la situazione sismogenetica del territorio, non solo, ma avere anche le informazioni dalle altre stazioni. Non solo, ma in casi come quello, come questi che sono accaduti, avere la copertura dai satelliti, dalle collaborazioni che stanno lavorando con la Fondazione Giuliani. Mi pare che nonostante non si abbia anche in Italia dei satelliti, ma non vengono né utilizzati né vengono messi a disposizione dei tecnici degli NGV. In caso di forte allarme o preallarme, comunicazione con tutte le unità locali predisposte dall'amministrazione locale. Cioè, daremo da lavorare, insegneremo qualche cosa di più, forniremo la possibilità di, no? Di crescere dal punto di vista culturale. Possibilità di copertura preventiva utilizzando diverse tecniche di prevenzione fornite dalle collaborazioni internazionali in atto con la Fondazione Permanente Giuliani attraverso osservazioni satellitari, in questo caso NOAA, perché quelli li abbiamo noi. Quindi abbiamo parlato, per concludere, dell'Early Warning System, è un sistema che è già in funzione. La metodologia di quello che avete visto, dei sensori gamma, permette di correlare anomalie radon con i terremoti.
significative relazioni tra anomalie atmosferiche, ionosferiche e di radon osservate indicano la possibilità di sviluppare una rete di monitoraggio integrando le diverse tecniche in diverse aree sismogenetiche. Questo nessuno lo fa. Possibilità di sviluppo di un sistema di allarme preventivo attraverso un approccio multidisciplinare. Questo in Italia nessuno lo fa. E concludo ringraziando. Beh, ve l'ho detto prima, di sindaci così e vice sindaci così se ne trovano pochi in giro. E quindi ringrazio Gianni Vicenta e Andrea Guizzetto, tutta l'amministrazione comunale, perché per organizzare una cosa come questa io sono convinto che hanno lavorato in tanti. Ed è per me un onore, nel vero senso della parola, aver potuto in qualche modo contribuire a lasciarvi. Non avete capito niente magari alla fine, perché mi rendo conto che è troppo complicato, no? Però ho lanciato un segnale. Qualcosa forse vi rimane dentro di quello che vi ho detto. Avete conosciuto Giampaolo Giuliani, il ciarlatano, il mago, lo sciamano? Però avete conosciuto Giampaolo Giuliani? Non sono venuto io, sono venuto semplicemente a dirvi: guardate che nessuno scienziato si può permettere di dire non è possibile. E chi lo dice non è uno scienziato.